Io e Jeremy abbiamo scelto di mettere il nostro diario segreto sul video. Preferisci vaniglia o cioccolata? Vaniglia? Oggi è il 29 agosto, questo è il primo incontro di Jeremy e Lola. Questa è la strada dove l'ho baciata la prima volta. Ho fatto una stronzata, ma quel video l'ho girato per mio padre. Come hai potuto farmi questo? Sei la merda peggiore che abbia incontrato in vita mia! Il segreto della felicità in amore non è essere ciechi, ma saper chiudere gli occhi quando è necessario. Che fai lassù? Niente, faccio un piccolo tour dei pianerotti. Scusa, Guillaume, stasera non si scopre. Scusa, Guillaume. Sono come lui, giro in tondo da quando se n'è andata. Non ce la faccio senza di te. Non la... Ma sì che la amo da impazzire. Che stai aspettando? Va a riprendertela. I fumetti dopo un po' basta. Si deve crescere, diventare adulti. La magia del primo amore è ignorare che finisce in poche ore. Matt, forse ho trovato. Creiamo una banda di supereroi, insceniamo rapimenti di star e il riscatto è Lola. Ok, e allora chi rapiamo? Taglia, 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 cazzo, taglia! Colpisci. Porca puttana, colpiscimi, cazzo! Ma sono Hulk, merda. 20 parole, no? Ma che cazzo? Perché è arrivato un suino? Ti tengo per le palle. Tu non stai bene. Disse quello in calzamaglia sul terrazzo. Perché ti sei travestito da maiale? Oh. Ora basta, non sono un maiale, sono super porca, è scritto qui. Ho perso tanto tempo con quei video. Video diario giorno 1, siamo Lola e Jeremy. Click. Sapete quali commedie romantiche hanno fatto i maggiori incassi globali di tutti i tempi? Ve lo dico io, con una bella top 10 che è sorprendente, perché al primo posto c'è I Mei Ren Yu. È una commedia cinese del 2016 scritta da Stephen Chow. La conoscete? L'avete vista? Vabbè, andiamo avanti. Al secondo posto dal 1990 l'intramontabile Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere. Al terzo posto dal 2002 il mio grasso matrimonio greco, film delizioso con Nia Vardalos prodotto da Tom Hanks. Al quarto posto c'è What Women Want con Mel Gibson. Al quinto posto Tutti pazzi per Mary del 98 con Cameron Diaz e Ben Stiller, veramente carino. Al sesto posto Hitch del 2005 con Will Smith. Poi al settimo dal 99 Notting Hill con Julia Roberts e Hugh Grant. All'ottavo posto c'è Come d'incanto del 2007 con Drew Barrymore. Al nono posto c'è Ricatto d'amore con Sandra Bullock del 2009. E al decimo posto Qualcosa è cambiato del 97 con Jack Nicholson e Helen Hunt. Beh, molto carine, molto. Siete tipi da commedia romantica voi? Cosa ne pensate di questa classifica? Me lo fate sapere e lo scrivete nei commenti qui sotto? Li leggo, eh?